Allora, io ho appena finito di vedere Torta in corso con Renato, che è questo programma in cui praticamente c'è Renato. Con una torta non si sbaglia mai. Che è una specie di cuoco, uno chef pasticcere, tipo. Che fa le torte, quelle. Con la pasta di zucchero e ste robe qui. C'è sta con lui. Nipote Angelo, che non sa fare un cazzo, invece ti ci metti anche tu adesso e sta lì con lui per apprendere. Bravo, io rosico perché, cioè, Renato, prendi me, anch'io non so fare un cazzo, eh? Ma neanche per sogno. Comunque, perché voi direte, chi se ne frega che ti sei vista torta in corso con Renato? Sì, certo. E invece no. Invece no, perché praticamente c'ho in frigo un cheesecake che ho fatto per la mia mamma, perché è il suo compleanno. Aha. Domani sera glielo porto, sperando che venga bene. L'ho fatto un giorno prima, perché così, se dovesse essere una merda, almeno ho il tempo di andare in pasticceria a comprarne uno vero. Genio. Genio. E che cosa volevo fare io? Perché mi vengono le idee pelose a me. Mi vengono le idee pelose perché vedo questi programmi tipo Torta in corso con Renato, Buddy, la cucina, no, aspetta, come si chiama? Il boss delle torte. Cucine di qua, cucine di là. E quindi mi mettono in testa queste idee pelose. Perciò niente, sono andata al supermercato a comprare un panetto di pasta da zucchero. Idea geniale! Ok, che sarebbe quella pasta spettacolare con cui Buddy e Renato ricoprono le torte. Ora, io non ci voglio ricoprire la torta, anche perché è un cheesecake, perciò no. Però mi è venuta la pelosissima idea di fare una rosellina con la pasta da zucchero. Ah, che graziosa questa idea! Dopo il fallimento dei macaron, voi state venendo a dire ancora che provi a fare queste cose assurde, ridicole, cioè, per favore, fai il tiramisù e non cagare la minchia, avete ragione, però io mi diverto così. Pensate. Bene, allora, per culo, oggi Renato, oltre a fare una torta pazzesca come al solito, ha fatto anche delle roselline con la pasta da zucchero, perciò io ho potuto vedere e apprendere la sua bellissima tecnica, e adesso con i miei rudimentali mezzi cercherò di riprodurre, non so se una rosellina o più di una rosellina, perché li volevo mettere sopra questo cheesecake per completare la torta per la mamma. Quando mia mace vedrà questo video, se lo vedrà, già saprà se potuto degustare una rosa fatta da me con il panetto di pasta da zucchero, oppure se magicamente queste rose non ci stanno. Molto bene. Ho assaggiato la pasta da zucchero, fa schifo. Ma dai, ti prego. Cioè, non è che, nel senso, vederla così, io ho sempre pensato che fosse una cosa odiosissima. Questo ti viene dal cuore. Vi spiego un attimo quali strumenti sto utilizzando. Allora, dunque, per fare le rose, quelle complicate che fa lui quando fa i fiori petalo a petalo, praticamente lui usa una specie di bastoncino metallico che ha la punta rotonda, tipo così, a pallina, e fa questo lavoro sulla pasta da zucchero spianata per rendere il petalo più veritiero. Aha. Io quell'affare non ce l'ho. Ma va? Mi sembra anche molto arduo che io riesca a fare quelle rose, quelle petalo per petalo, a parte il mio livello di pazienza, ma anche di manualità, che scherzo. Comunque io ho preso degli oggetti che potrebbero, non lo so, aiutarmi, che potrebbero simulare quell'oggetto che lui ha. Che cosa ho io? Una pallina senza bastoncino metallico. Questa pallina, boh, chissà da dove viene, forse è il calcolo di qualcuno che è stato espulso. Poi ho un tappo per bottiglie. Perché a me? Però. Poi ho questo è un attrezzo finissimo di alta cucina e modestamente me lo sono comprato. Questo qua, che è una spatola
incredibile spatola che serve per spatolare le cose. Perché a me? Poi abbiamo bisogno di farina, barilla, perché dove c'è barilla c'è casa. E che cazzo dici? Abbiamo bisogno di farina perché per spianare la pasta da zucchero, che si presenta come un parallelepipedo. Che cazzo dico? Chiaramente, essendo pasta da zucchero, si attacca dappertutto, perciò serve di mettere che occhiaie? Serve di mettere la farina sul ripiano. A questo punto è proprio il momento di avere un coltello per tagliare la pasta da zucchero. Avere la pasta da zucchero. Allora, siccome Renato, per attaccare i pezzi di pasta da zucchero, quando fa più di un pezzo, che cosa usa? Non lo so. Ma come sarebbe? Però ad Angelo gli dice sempre che usa la gelatina. Prendiamo della gelatina, la nostra gelatina. Cioè non è una gelatina tipo quella, cioè la gelatina. Eh? È una roba liquida, non lo so. Io ho pensato che questa cosa misteriosa poteva essere sostituita, che poracciata, praticamente questa, in questa specie di cucchiara di portasalse, non lo so, ho squagliato acqua e zucchero. Genio! Quindi in teoria dovrebbe essere uno sciroppo, mi direbbe Alessandro Borghese. Ciao, sono Alessandro Borghese e sono uno chef. Avete mai fatto caso, Alessandro Borghese, il cuoco, è romano? Avete mai fatto caso quanto è romano? Quando dice piace mangiare, cucina. Cucina, cucina, cucinare, cucinare nella mia cucina. Ed eccoci, carciofi e carciofi. Carciofo, carciofo, forse more. Perché devo prendere il culo gli altri? Gente che tra l'altro di cucina ne sa molto più di me. Tra l'altro Alessandro Borghese è anche un bel pezzo di cuoco. Non solo fa quelle rose, Renato, perché oggi ho fatto appena vedere come si fanno le roselline così, quelle dei goracci, diciamo, quelle della gente che non le sa fare, quelle un po' stilizzate. Io volevo iniziare da quelle, fondamentalmente. Che faccio? Aspetta, che ha fatto lui? Ah, un altro problema, che un'altra cosa che potrebbe essere un problema è il fatto che, incredibile ma vero, io ho una spatola favolosa, fantastica, di ultima generazione, un pennello per spennellare e non ho, signori, non ho il mattarello. Cosa? Perciò non so come spianare questa merda. Vai al supermercato a comprarti la pasta da zucchero, non ti compri il mattarello? Infatti, però non sapevo di non averlo. Ma che dici? Questo? Così? È pazza! Tagliamo un pezzo, mettiamo un po' di farina e adesso, senza mattarello è impossibile. Che palle! No, non posso riscendere al supermercato, ci sono andata 3 volte oggi. Che cosa? Prima a comprare quello che mi serviva, poi mi sono accorta che mancava una cosa e sono dovuta riscendere, poi mi sono accorta che mancava un'altra e sono dovuta riscendere un'altra volta, cioè, non lo so, quelli del supermercato pensano che sono una povera ritardata. Sì! Mi vergogno. No, no, raga. No, non si può fare. Una rosa, voglio fare una rosa, voglio fare una rosellina per la mamma. Calmati adesso. Vabbè, cioè, l'altro ogni tanto un video completamente inutile. Perché no? Non lo so, sembra tipo una cosa disgustosa. Ciao.